Rassegna stampa di oggi, 16 giugno 2018, cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Sayuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Da Zawiya a Bengasi, i predoni libici in attesa di nuovi affari, due uomini per terra, picchiati e torturati. Su di loro alcuni uomini armati del gruppo armato guidato dal generale Khalifa Haftar, capo di una delle frazioni che si contendono il controllo del territorio in Libia. Da giorni nella città dell'estremo est del paese nordafricano i jet militari bombardano sulla città. Tante vittime e soprattutto centinaia di sfollati in fuga. PD decreti ingiuntivi per 60 Moroso. Grasso deve ai Dem 83.000 euro, ma ne versa 30.000 all'EU e così fanno gli altri. Nella scorsa legislatura tanti onorevoli hanno dimenticato di versare al partito il contributo previsto dallo statuto. Tra le pendenze spiccano quelle degli ex compagni di Leo, a partire dall'ex presidente Grasso, che senza versare al vecchio partito hanno investito su quello nuovo. Lo sconcerto del tesoriere Dem Bonifazi dice: davvero? Allora è vero che non mancavano i denari, ma la volontà di pagare. Ludopatia, anche i bambini dipendenti dai videogame, mio figlio ossessionato dallo smartphone. L'articolo sul Fatto Quotidiano Millennium, sul mensile del Fatto, appunto le storie di giovanissimi finiti in terapia per uscire dall'ossessione dei giochi online. La dodicenne Laura è arrivata a spendere 500 euro in 2 mesi con la carta di credito della nonna. Il racconto dei genitori e degli psicoterapeuti specializzati. Migranti a Bardonecchia all'incontro di politici e associazioni d'Italia e Francia, politiche migratorie, diritti umani e sicurezza sulle frontiere. Non si tratta soltanto dell'ordine del giorno del vertice tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron, ma anche degli elementi di discussione sul forum internazionale, sulla riforma del sistema asilo in Europa, una 2 giorni di incontro organizzato a Bardonecchia per il 16, appunto oggi, e il 17 giugno. Amministrativa, ipotesi, voto di scambio a Torre del Greco, 8 gli indagati, l'inchiesta è stata aperta dopo la pubblicazione del servizio di fanpage in cui si vedono capannelli di persone davanti ai seggi del comune campano per fermare gli elettori e chiedere loro di fotografare la scheda elettorale. L'ipotesi è quella di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa delle operazioni di voto. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.